Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala patrina d'Allah, qui est la page de miséricordia, sur le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sur saint Pio, sur fratello, Issa Kamouza, et vous êtes donati, comme vous avez dans la série. Questa volta abbiamo visto, proseguendo con le regole del Mad, abbiamo visto il Mad al-Muttasil, il Mad della congiunzione, della connessione. E cos'è questo Mad qua? Abbiamo visto che cosa fa? Abbiamo visto che il Mad è che c'è la Hamza che lo segue. Quando c'è la Hamza che segue la lettera del Mad, abbiamo detto che in questo modo qua, per eseguire questo Mad qua, il Hamza deve essere nella stessa parola. La stessa parola e il prossimo Mad che vediamo, il Hamza non è nella stessa parola, ma è nella parola successiva. Quindi che cosa accade? Bismillah, vediamolo subito. Questo mad qua si chiama mad al-munfasil, mad al-munfasil, mad della separazione. Come abbiamo detto, il hamza è nella parola successiva e non nella stessa parola del mad. Però il hamza deve essere la prima lettera che segue la lettera del mad. Quindi è la prima lettera della parola che segue la lettera del mad. Leggiamo un po' cosa fa, vediamo cosa abbiamo scritto, però è quello che abbiamo già detto, abbiamo spiegato. E la caratteristica di questo mad qua è che possiamo scegliere, come volete leggere, questo mad qua, questo mad qua puoi scegliere se farla 2, 4 o 5 rakat, harakat, le sezioni di preghiera, no. Harakat, abbiamo spiegato cosa sono gli harakat, quindi puoi farlo, puoi decidere te quanto farlo lungo, o due, oppure se preferisci farne quattro, se preferisci dici no, oggi mi sento che ho la voce bella, lo allungo un pochettino, ne faccio cinque, fai due, quattro, cinque, come vuoi, però bisogna anche dire che quando scegli la lunghezza che preferisci, da quando apri il Corano, quindi sei lì, dici ok, alhamdulillah, parto, inizio a recitare il Corano, quindi prendi il Corano, parti, apri, lo leggi, ok. E quando, dal momento in cui incontri questo tipo di mad qua e decidi a quale lunghezza farlo, come prolungarlo, se prolungarlo 2 harakat, se prolungarlo 4 o 5 harakat, deve essere costante, non puoi... Dici, ok, in questa aia qua lo faccio 2 harakat, la prossima aia ne faccio 4, nella prossima aia ne faccio 4 e l'altra ne faccio 5, no? Deve essere costante, perché lì abbiamo detto il tajweed, prende la recitazione bella. Cioè, se la fai così, non la rendi bella, la confondi, ma dice, cosa mi sta facendo, dove mi sta portando questo, dove mi ha portato lì, cos'è? Cioè, portami... Sii costante dove mi stai portando, parlami bene. E per parlare bene alla persona devi essere costante in quello che dici. E questa roba qua si applica anche in questo modo qua, quindi se scegli di farne di due harakat, continua così fino al termine della sura, oppure fino a quando che non chiudi il Corano. Se decidi di farne 4 harakat, stessa roba, 5 harakat, sii costante con 5 harakat. Bismillah. E qua abbiamo alcune, come si vede piccolo, arrivo subito, bismillah, sto a fare così, un po' di magia, eccola qui, eccola fatta, bismillah, ok. Quindi cosa abbiamo? Leggiamo la prima. Come potete vedere, in alcuni non ci ho messo le vocali, perché ho detto ormai le sappiamo già, sappiamo che cos'è che deve accadere. Abbiamo una ya, abbiamo l'alif madder, non può essere rientrato se ya, se ya, quindi abbiamo per forza un fatta qua. Abbiamo alif madder qua che fa ya. Ok, cosa fa? Abbiamo qua il Hamza, decidi come vuoi farlo. Ya, due harakat, promuovi, vai via. Ya, ayyuha, ya, ayyuha, due, decidi di fare due e ti muovi, vai via. Decidi di fare quattro, ya, ayyuha, quattro. Decidi di fare cinque,
Ya ayuha, così. E ci dite come volevo farlo, come vuoi giocare questa carta qua. Però come ho detto, quando decidi di giocare in quel modo lì, devi continuare a giocare fino alla fine della partita in quel modo lì. E qua abbiamo messo il Hamza sotto, fa dimostrare che quando vedete il Hamza sotto, di solito vedete che è Kasra. Se lo vedete sopra, come qua, è un Fatah. Se lo vedete sotto, come qua, è un Kasra. Quindi cerchiamo un po' di vedere alcuni piccoli trucchetti. Bismillah, cosa abbiamo qua? Inna. C'è un Fatah di troppo qua, bisogna toglierlo. Abbiamo Inna, Inna. Qua abbiamo Auhaina. Quindi com'è che vuoi fare questo? Abbiamo il Hamza, quindi questo qua ya cos'è? Ya è per tipo chiamare qualcuno, o tipo un o tu, o Muhammad, o Bilal, ora non mi ricordo il nome preciso grammaticale, però questo qua è il nome tecnico, mi ricordo il nome tecnico, mi sfugge ora, però questo è quello che funziona, è quello che fa. Dice, cosa per chiamare le persone. Nam. Comunque ya, vediamo. Ya. Vedi, staccato. E qua inizia una nuova parola. Cioè, c'era una nuova. No. Sto andando qua, non è attaccato, non è insieme con questo ya. Se fosse insieme a questo ya, è il mad, al mutasil. Il mad al mutasil. Questo qua invece è il mad al munfasil. Il mad della separazione, l'altro è il mad della congiunzione, della connessione. Questo è un altro tipo di gioco. Prima hai giocato con una formazione diversa, sei partita qua, giochi con un'altra formazione. Non puoi. Stessa roba qua. Ok, indeed. La parola inna, certamente. Questo qua di solito si traduce come certamente indeed in inglese. E poi abbiamo qua Auhaina, Auhaina, visto il Hamza, l'inizio della nuova parola, l'inizio della nuova parola, quindi deve essere così. La fine della parola precedente deve avere il mad, e la parola iniziale, quella che segue, la prima deve avere il Hamza per poter applicare questo tipo di mad qua. Anche qua, puoi giocartela come vuoi, come ho detto, però se decidi di giocarla in un modo, devi continuare a giocare nella stessa maniera fino alla fine della partita. Inna auhaina, oppure inna auhaina, inna auhaina, oppure inna auhaina, inna auhaina, oppure 5, inna auhaina, no, questa roba qua. Anche qua, ormai sappiamo, c'è qua il wow, quindi entra del mad qua, quello diventa Q, ci deve essere per forza il Dhamma se c'è il wow, abbiamo visto quelle lettere del mad, com'è che devono essere giocate queste formule, com'è che vanno applicate queste formule qua, quindi come abbiamo detto qua, se c'è questo alif, ovviamente qua sul yaw c'è il fatah, questa roba qua, stessa. La stessa, vedete, in un c'è l'alif, per forza diventa il fatah, però abbiamo voluto mettere perché qua c'è il shadda, non fa sentire, non fa sentire questo shadda qua, per cui l'abbiamo messo, per non fare confusione. Ok, questo qua invece è il mad, mad naturale. Poi andando avanti abbiamo Q anfusikum, Q anfusikum, puoi decidere di farlo come vuoi, la stessa roba anche qua, fi anfusikum, puoi leggerlo due, fi anfusikum, fi anfusikum, oppure farne quattro, fi anfusikum, fi anfusikum, farne cinque, fi anfusikum, fi anfusikum, e qua cos'è? Abbiamo dimenticato, no? Le regole
Nusakina et Tanwin. Nusakina quoi? Abbiamo Nusakina quoi? Applichiamo le regole, applichiamo le regole. Un fusicum. Non bisogna molto. Non devi concentrarti su, ok, come si chiama questo tipo di regola. Basta che sai com'è che è quello che devi fare, com'è che devi giocartela, cos'è che devi applicare, dove e quando, e sapere il nome non ti serve, sai, e sapere il nome è soltanto per quando vai tra i libri, sai, libri arabi, oppure vuoi cercare su internet, ah ok, questo qua, pupù. Però se sai la regola, dici, ah, questo qua si applica così, l'importante è sapere la regola, tutto qua. Quindi, qu un fusicum, fi un fusicum, no. Quindi per oggi questo qua è quello che volevamo offrire. Come potete vedere, cerchiamo di fare le cose poco a poco, dare un pochettino per non mettere tanta roba, per mettere tanta roba in una sola lezione, vogliamo cercare di farlo. Ogni video portare sempre un argomento nuovo, dare qualcosa di nuovo, dare un nuovo assaggio, mettere una nuova ricetta, tutte queste robe qua, inshallah. E quindi per oggi è stato Musa Kiosk, questo qua è quello che abbiamo portato. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like e a condividere anche nei vostri social, con i vostri amici, con i vostri familiari o qualcuno che forse in cerca di questo tesoro qua, però forse noi non arriviamo a lui, invece voi arrivate a lui, quindi vedete qua e di là, inshallah. E la chios, Isaac Musa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.